Buongiorno a tutti. Diciamo che abbiamo passato una settimana serena, tranquilla, dopo la splendida vittoria di Ardea. È chiaro che la squadra ha giocato del buon umore, abbiamo lavorato con molta attenzione, con molta intensità e abbiamo cercato di recuperare i tanti acciaccati che ci stiamo portando dietro da una quindicina, 20 giorni. È chiaro che siamo all'undicesima giornata. È normale che qualche giocatore inizi a avere qualche problemino. Il campionato è entrato nella fase cruciale del girone d'andata e le partite sono molto dure e intense. Ripeto, la squadra a livello fisico sta molto bene. Grazie allo staff medico siamo riusciti a recuperare in extremis i tantissimi acciaccati. E anche gli infortunati di domenica scorsa, sia Casolla che Marietti, sono convocati per la gara di domani. Innanzitutto faccio i miei complimenti al presidente Rega e a tutta la società, veramente dall'arrivo o dal ritorno del mister Urbano, la squadra ha iniziato a macinare punti. Se non sbaglio, nelle ultime 5 giornate, è la squadra che ha fatto più punti di tutti, 4 vittorie ed un pareggio, ed è chiaro che ha il lusso in questa ottima rosa di avere uno dei calciatori più forti di questo girone, nonché il capocannoniere di questo girone come Esposito, un calciatore che spacca le partite da solo. Ma qua sorrido, da uomo di sport. A me piace parlare di calcio e vincere le gare sul campo con il sudore e con il sacrificio. Il resto non ha un proprio senso logico. Rigiro io una domanda a tutti, ma noi dopo la gara di Fano, la gara qua in casa contro il Fano, cosa avremmo dovuto fare con tutti quegli episodi surreali? Io dico che bisogna avere buon senso, bisogna avere attenzione, bisogna avere rispetto del risultato, rispetto del risultato che è l'unico insindacabile del verdetto di una gara. Poi ognuno è libero di fare come meglio crede. Però noi la partita l'abbiamo vinta bene e quelli sono 3 punti fondamentali per il nostro cammino.